Il mio nome è Natalia Vargas. Praticamente mio marito è morto il 10 di luglio e il 15 di luglio c'era un'udienza in tribunale dove il mio marito praticamente è caduto in una malattia e voleva i bambini. Sì? E quindi non è arrivato in questa. Non è arrivato perché lui è morto il giorno 10. E i bambini me l'hanno tolto il giorno 15 con un'accusa troppo pesante. Quale, si può dire? Sì, l'accusa che mi hanno fatto è un'accusa di una falsa prostituzione del 2007. Del 2007. E quindi io vado a dimostrare con i documenti che nel 2007 io ero depressa sotto cura psichiatrica e vado a dimostrare con tutti i documenti che è una falsa accusazione. E quindi praticamente a questo punto ho visto che c'era, non mi quadra la situazione, che il giudice comunque, il presidente mi ha levato e i bambini senza, praticamente non lasciandomi tanto parlare.